Cosa mi fai? No, io faccio... Cioè, è perché è tutto collegato, questa cosa del suono anni 60, che era tipico della RCA, di canzoni, sì. Appunto, abbiamo scoperto anche con Morandi, eccetera. Erano spesso arrangiati da Morricone, né Morricone, intanto per dire, lui ha lavorato proprio in sala, incidendo canzoni come questo stile qua, insomma. Quindi la cosa mi è sempre piaciuta ed è, ci è anche piaciuto fare una ricerca musicale di canzoni anni 60-70, che all'epoca erano magari americane con le traduzioni in italiano, per cui ti faccio così un accenno di due cose. Io ti domando cosa devo fare, io ti domando cosa vorrai, se tu sei triste quando sei sola, dovresti avere da me le cose che ormai non ho da darti più. Se poi ti regalo un fiore, non lo guardi. Se ti regalo un fiore, vai via. Se poi ti regalo il sole, oh cara. Se ti regalo il sole, vai via. Faccio solo dei piccoli accenni. C'è un'altra, perché Red ci ha aiutato molto a scoprire queste canzoni. E una che cantò, una di Tom Jones che cantò Little Tony, adesso il testo non me lo ricordo, ce l'ho lì. Non è normale che tu lo ami uno così, uno qualunque che sta con te solo perché sei la ragazza per una sera e niente più. E io che t'amo senza te non vivo più. Non è normale che tu non voglia proprio mai mostrarti vera come tu sei e non così. E ogni giorno fai quel che vuoi e con chi vuoi. E io che t'amo quando penso a te, che tutto sei per me. Dalla rabbia piangerei, ma se capirai, un giorno cambierai. Dalla rabbia cambierai. Non le voglio fare tutte perché è solo un accenno, giustamente, no? Cosa dici, Bruno? E un'altra cosa invece, se no uno dice questo fa solo le cover. Io sono uno che potrebbe vivere anche fino a 100 anni. Perché? Perché mangio bene, mangio amore, buon appetito, che bontà, e ci vedi dei baci miei. Mi viene voglia di mangiare, mangio amore come antipasto, oh yeah. Pane, amore, fantasia, l'appetito mi è mangiando adesso fame, dammi da mangiare baby, ho fame, mangio amore, io sono l'appetito, il fiore, mangio amore, io mangio te che sei il mio menù del cuore, mangio amore, come la Lollo e la Loren, per una dolce vita che vivrò solo con te. E questo era un pezzo dei Ridillo. A proposito di Ridillo, abbiamo un singolo nuovo, mi sembra il caso, Red, di farlo sentire, o no? Quando esce? Ma ormai esce non vuol dire niente, intanto. Cioè, cosa vuol dire esce? Cioè, esce che tra un po', forse tra un paio di settimane sarà su iTunes, e okay, eccetera. Insomma. Come si chiama? Si chiama Bravo Ragazzo. È un brano che era lì. È venuto in mente a Ridillo facendo il tour con Gianni Morandi. No, non c'entra niente. È che ormai tutti dicono possiamo andare in TV, no? Perché vanno tutti in TV. Cioè, la famosa frase di Andy Warhol del quarto d'ora, cioè di popolarità. Cioè, ormai ci siamo veramente vicini, o forse abbiamo anche superata questa cosa. Per cui racconta quello che è l'essere
guardare il telegiornale oppure essere in televisione oggi, e comunque uno a un certo punto, dopo tutte le notizie, dopo che gli hanno raccontato che uno che i vicini, sapete le interviste quando fanno dai vicini che dicono ma no, ma era un bravo ragazzo, no? E questo è il senso del bravo ragazzo. Ha ammazzato 6 persone, esatto. Ma era un bravo ragazzo. Quello dice, io sinceramente sono un bravo ragazzo anch'io e voglio andare anch'io in TV, e questo è il senso della canzone. Bravo ragazzo, Benji per il ridillo. Abbiamo la base qua, però io dovrei cantare dal vivo. 4, base mono. Più alta. Oh! Alzami pure. Questa sera, tornato a casa, guardo il telegiornale. Striscia di Gaza, strisce di Garza. Curva killer, sasso killer, psycho killer, nebbia killer, sole killer, grandine killer, allarme caldo, allarme gelo, un bravo ragazzo, tra di noi solo, buongiorno, buonasera, genitori, 2 gran lavoratori, gente di chiesa, funerale con applauso dentro la chiesa, adesso c'è la pubblicità. Si apre un'inchiesta. Non sei sulla lista. Ma dove la lista? Intanto c'è qualcuno che continua a farci la festa. Però, anch'io sembro un bravo ragazzo. Perciò, anch'io voglio andare in TV. E anche se oramai non mi ami più, ora posso dirlo alla TV. Manca l'I love you. Chiudo il televoto e non ci penso più. Non ci penso più. Sa cantare, sa ballare. No, niente male, le faremo sapere. Son 10 anni o anche 20 anni che le notizie sembrano sempre le stesse. Stesse facce, sempre quelle. Sempre facce, sempre quelle. Stesse tette un po' rifatte. Brave ragazze. Tanto poi c'è sempre qualcuno che vi guarda dal buongiorno signorina, buonasera. E tra di noi sempre buongiorno, buonasera. E poi di notte si riscalda l'atmosfera. Inizia la festa, si apre un'inchiesta, ma tanto c'è qualcuno che fa sì con la testa. Però anch'io sembro un bravo ragazzo, un bravo ragazzo. Perciò anch'io voglio andare in TV, e anche se oramai non mi ami più, ora posso dirlo alla TV. Manca l'I love you, I love you. Chiudo il televoto e non ci pensa più. Perciò. Fra di noi solo, buongiorno, buonasera, fra di noi solo. Buongiorno, buonasera, fra di noi solo. Buongiorno, buonasera, fra di noi solo. Buongiorno, buonasera, fra di noi. Sha-na-na-na-na-na-na. Grazie Benji per il ridillo, grazie di essere venuto. E se andate su YouTube vedrete tutta la storia di quello che è stato poi il perché loro sono qui. Non è molto italiano, ma la realtà è così.